Professoressa Tussi, come si incontra il passato, la memoria racchiusa in un museo scientifico con la modernità, con l'oggi? Allora, occorre dire che attualmente la cultura dominante concettualizza la memoria in determinati parametri. La modernità sconfigge la memoria con l'epoca del sempre nuovo, del mutamento, del cambiamento, instaurando contraddittori rapporti nella storia moderna contemporanea e nella memoria storica europea. Bisogna dire che anche l'individuo è disorientato da questa cosa, vive in cerchie sociali sempre più frammentari, in ambiti sociali, collettivi, culturali, dove c'è una frammentarietà della memoria collettiva. E quindi l'individuo in prima persona è chiamato a ricostruire la memoria storica, anche, io dico ricollegandomi ai colleghi, anche tramite queste testimonianze, mettendo a frutto tramite un approccio pedagogico, anche autobiografico, cioè di narrazione di sé, queste testimonianze, questi reperti anche scientifici, come elementi di una propria storia, di una propria cultura che poi vanno a confrontarsi con quelle di altre società, di altre culture. Ecco,